molte scuole interessate, vari istituti comprensivi. Se qualcuno è già stato da me contattato, se qualcuno vuole far presentare alla propria scuola dei progetti, mi può contattare, lascio la mia email e possiamo proseguire il discorso progetti, perché io ne preparo il più possibile per le scuole, sperando che qualcuno ci possa davvero cascare dentro e possa avere il progetto approvato. Non so mai qual è la logica dietro l'approvazione di un progetto, per cui è meglio portarne avanti il più possibile. Bene, ho solo una domanda. Scuole superiori ho visto poco, Quella di Pergine era sulle scuole superiori, era un progetto sulle scuole superiori. Ne sono finiti due adesso per le scuole superiori. Ten House era per le scuole superiori. E quello di Pergine, che purtroppo la coordinatrice non c'è qui, in e la prospettiva. Lui è molto interessato perché ne ha avuti approvati due. Era un praticamente hanno elaborato con gli studenti nuovo modo di fare lezione attraverso l'uso di alcuni materiali didattici innovativi, facendo dei video, delle attività che si sono scambiati tra studenti di questi paesi europei. Tutti e due i progetti erano abbastanza simili in questo. Quello che la Commissione europea e le agenzie nazionali finanziano nei progetti per le superiori è soprattutto il coinvolgimento degli alunni nel elaborare loro stessi delle lezioni, andare a ricercare del materiale che possono scambiarsi per avvicinarsi al loro futuro, per avere un'idea di quello che possono fare in un mondo che è molto rapido in cambiamento. Posso dirti solo questo perché era un progetto che non aveva neanche un sito web, usavano soltanto i twinning per la gestione del materiale, per cui non posso neanche mostrarvi qualcosa. Voi avete approvato, ora hanno avuto l'istituto magistrale, ha avuto approvato due progetti, uno Puoi sul venire? ciberbullismo. No, ma lo inviterei qua. Puoi venire? Allora, quest'anno dal Montanari ci è arrivata una richiesta abbastanza inusuale. Ovviamente, La gestione. Di aiutarli nella gestione di due progetti che hanno avuto approvati estremamente complicati. Complicati per chi ha poca esperienza, eccetera, nella gestione stessa dei progetti. Allora qui abbiamo l'insegnante di riferimento che vi spiega brevemente questi due progetti che sono diventati, cioè praticamente per la prima volta ci sono trovati due progetti nella rete che non abbiamo presentato noi. Però, insomma, collaboreremo volentieri anche rispetto alle scuole che hanno dei progetti e che possono avere qualche difficoltà o bisogno di aiuto. Soprattutto la segreteria amministrativa che ha delle difficoltà. Sì, allora io molto inconsciamente l'anno scorso il mio preside mi ha detto: è possibile, dato che vengo da un'esperienza al Galilei dove c'è già un progetto in atto sulle biotecnologie, io insegno scienze, e progetto gestito dalla Germania, quindi un progetto centralizzato con l'università e ha coinvolto varie scuole europee. Venivo da quell'esperienza, sono finito a Montanari per trasferimenti vari e mi è stato dato questo incarico. E sui twinning ho contattato banalmente colleghi turchi, spagnoli, inglesi e abbiamo collaborato su più progetti e quest'estate ce ne hanno finanziati due. Uno è sul cyberbullismo, noi abbiamo rivolto ai ragazzi di terza ed è un progetto che ha come obiettivo, diciamo, Montanari è un liceo delle scienze umane, un liceo che ha anche l'indirizzo economico-sociale e anche l'indirizzo musicale. Nel caso specifico, nelle scienze umane c'è una materia che si chiama appunto scienze umane, si occupa moltissimo di tutti gli aspetti legati all'inclusione e anche alla problematica del bullismo. Noi abbiamo avuto episodi, abbiamo già progetti vecchi contro il bullismo e adesso che iniziano a essere, li abbiamo coinvolti e ci dovremmo occupare a livello europeo di questo. L'altro progetto, il secondo invece, è sulle learning disabilities, quindi sulla disabilità, che è un altro tema che sta a cuore a Montanari. Abbiamo nutrito un gruppo di insegnanti di sostegno, alcuni insegnanti addirittura che non sono di sostegno ma che hanno esperienza sul sostegno, che ci aiuteranno nella integrazione. Chiaro che per i nostri studenti l'obiettivo è quello di far lavorare loro, fondamentalmente, non tanto noi.
su quella che è anche la loro futura esperienza di educatori nel caso di bullismo, nel caso di disabilità o diversa abilità. Abbiamo chiesto aiuto alla rete perché la segreteria amministrativa di una scuola superiore non è abituata a gestire questi progetti, perché non c'è esperienza, cioè per quello chiedevo, non c'è molta esperienza, almeno a Verona che se io sappia ce n'è poca, e per cui ci siamo trovati in panne un attimo nella gestione anche tecnica, e quindi abbiamo chiesto aiuto, ci è stato risposto subito sì, speriamo che funzioni tutto quanto bene, perché la cosa è un po' complessa. Però potreste pensare anche dei progetti per le scuole superiori per il futuro. Sì, il problema è sempre avere le scuole, non è un problema pensare ai progetti. La rete riceve tantissime proposte ed elabora tanti progetti. Il problema è che il progetto si va a applicare quando abbiamo le gambe con cui realizzarlo. Se abbiamo poche scuole superiori, possiamo presentare pochi progetti per le scuole superiori. Adesso ne abbiamo uno in più, sappiamo che possiamo contare ed elaborare dei progetti un po' leggermente meglio strutturati rispetto a quelli che vengono proposti, perché il budget che hanno a disposizione è proprio così limitato che... Dobbiamo fare i conti della serva. Esatto, e hanno... quando ho letto il progetto sono rimasto paralizzato, che ci sono 400 attività più o meno, due al mese più o meno, pensa poco. Una al mese sicura. Una al mese sicura, due progetti che si vanno a incastrare così, diventa davvero difficile portare avanti il programma della scuola superiore, eccetera. Di solito i progetti si strutturano, lì ci hanno messo tutto per avere il progetto approvato, ecco. E allora quest'anno noi abbiamo avuto la rete, adesso ho fatto la parte formativa. La rete ha elaborato un'idea che era quella di utilizzare le proprie competenze interne, signora Dometti. No, ti spiego perché mi tocca anche da vicino. Ha utilizzato le risorse, nei danni ci occupiamo di robotica educativa. Abbiamo fatto dei corsi di formazione, abbiamo avuto 40 scuole nell'ultimo corso di formazione che abbiamo fatto, e allora ho pensato bene di unire questo, che è un tema che è riguardato un po' tutti, si chiama la prevenzione del bullismo, con la robotica, e vedere, sentendo un po' questi insegnanti molto bravi in robotica, cosa ne pensavano. Ne sono uscite delle belle idee. Abbiamo creato un team nazionale di insegnanti, che sono 20 circa, che stanno elaborando, hanno già cominciato a elaborare, questo è il sito web che potete vedere, stanno già cominciando a elaborare delle attività, micro attività didattiche per la prevenzione del bullismo insieme ai bambini, dalla prescolastica fino alle superiori. La cosa interessante è che io ho presentato questo progetto al Clementoni, e la Clementoni ci finanzia questo progetto con tantissimi robot, perché la Clementoni da un paio d'anni ha cominciato a produrre dei robot educativi. Uno molto bello che si chiama Doc, che vedete, e che noi utilizziamo già, e costa 19-20 euro, qualcosa del genere più o meno. E quello che è appena uscito 3 giorni fa, che vi ho portato qui perché mi è arrivato dalla Clementoni, è appena uscito, si chiama Mind, che si programma in coding, che ha la voce, la programmazione vocale, e che ha disegni geometrici, ha calcoli matematici, fa tantissime cose e sono completamente diverse. Sul sito trovate già due moduli molto belli, diciamo, sperimentati, della prevenzione del bullismo, già adottati. Buslego e la Sala Salabi, purtroppo non c'è l'Irene Zorzi, eppure hanno collegio vicenti oggi, a Bosco Chiesa Nuova lo stanno facendo in tante realtà nazionali, dalla Toscana fino alle Marche, un'attività delle Marche è pubblicata, eccetera. Il 2 dicembre saremo a Roma con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, con il Ministero, il MIUR, la SORGA probabilmente parteciperà, con la Clementoni, la società, e la Antolini che parteciperà, ci sarò io, ci saranno la Daniela Lucangeli che terrà 40 minuti di lezione sullo sviluppo dei bambini attraverso il gioco e la robotica, ci saranno 3 insegnanti, una di Roma e 2 di Verona praticamente, che presenteranno delle attività ai partecipanti che si possono già utilizzare e fare con dei robotini che costano molto poco, per prevenire il bullismo. Questo l'abbiamo inserito noi volutamente in un progetto, quel progetto europeo peer to peer contro il bullismo, ma in realtà è un'idea nostra che diventerà patrimonio di un progetto futuro che vogliamo presentare e che sto già discutendo con l'Agenzia Nazionale. Ecco, e
la Clementori ci sponsorizza con dei robottini, credo che alla fine avrà un investimento, non so, di 150-200 robot di nuova, pensate, questo è uscito da poco, e poi ce ne sarà un altro, si chiama RoboMaker, che sarà la copia delle V3, praticamente montabile con tutti i sensori, perché avrà un costo di 70 euro. Stiamo collaborando anche a altre idee, per esempio la creazione di un NAO che possa essere educativo, un umanoide piccolino che possa essere utilizzabile con i bambini autistici o anche nelle scuole, che però abbia un costo molto più limitato rispetto al NAO ufficiale che costa 7.000 euro. Ecco. L'idea era di stare all'interno dei 500 euro, giusto per darvi l'idea. Ecco, questo team sta avendo un grande successo, il 2 dicembre saremo a Roma e sarà l'apertura ufficiale. Dopodiché non so dirvi cosa accadrà, perché già moltissimi mi hanno scritto da tutta Italia, tantissimi enti che vogliono entrare in questo team. E credo che la validazione, cioè più che la supervisione e l'organizzazione, sarà fatta dalla Daniele Urcangi, la Patrizia Granata, ci sarò io, faremo una specie di comitato scientifico per valutare le attività e anche vedere una sperimentazione anche ufficiale di queste attività. È una strategia innovativa di formazione. Ci sarà su questo un corso di formazione aperto a tutti gli insegnanti che comincia a gennaio. Su questo tema, eccolo qua. Non so se riuscite a leggere, adesso comincio dalla parte sopra. Questo è sbagliato, intanto correggiamolo, così risolviamo un problema. Allora, il primo incontro, bisogna iscriversi al più presto, perché dopo 40 posti non accoglieremo più nessuno. L'iscrizione si trova sul sito Europole, quando aprite europole.org vi appare un banner grosso così, eccetera. È un corso gratuito, aperto a tutti gli insegnanti. Il 18 gennaio ci sarà il primo incontro alla scuola Beni Montresor di Bussolengo.